Cari amici, una delle crisi maggiori nel nostro tempo e non solo è il rapporto con l'autorità. Sempre c'è stata difficoltà nel porsi dinanzi all'autorità, qualunque tipo di autorità, a partire dalla famiglia, i genitori, al mondo dell'educazione, la scuola, gli insegnanti, al mondo sociale e politico, chi ha responsabilità per il bene pubblico, al mondo religioso ed ecclesiale, le guide delle comunità religiose. Non è affatto scontato il rapporto con l'autorità, oggi in modo particolare, perché abbiamo sviluppato un senso più acuto e profondo dell'autonomia, dell'indipendenza, dell'uguaglianza, del rispetto ciascuno, della libertà dell'altro, tutti elementi positivi, conquiste della civiltà, che tuttavia hanno messo in ombra l'autorità come capacità da parte di uno di indirizzare la vita dell'altro. Certo per eccessi, per abusi che ci sono stati, ma anche perché è proprio entrato in crisi il rapporto di fiducia. Con questa esperienza che stiamo vivendo nel tempo della pandemia, dove tutti i rapporti sono in qualche modo saltati o rimessi in discussione, anche, forse soprattutto, il rapporto con l'autorità emerge come un punto debole o di crisi. Questo non ci deve spaventare, ci deve piuttosto interrogare, cercando di farci riflettere sul senso che diamo alle cose, alla vita e al bisogno che abbiamo di farci aiutare nella nostra crescita fisica, intellettiva e anche spirituale. Il rapporto con l'autorità non è qualche cosa che rientra solo nella sfera educativa o nella sfera sociale, anche nella sfera religiosa, non solo perché si tratta di gestire la vita di un gruppo di persone, ha a che fare anche e forse soprattutto nel rapporto con Dio. L'autorità per eccellenza, colui dal quale dipendiamo in radice, al quale ci rivolgiamo come figli nei confronti del Padre. Ebbene, dobbiamo oggi rimettere in discussione un certo modo forse scontato di vivere il rapporto con Dio. Ecco come il Vangelo ci può venire in aiuto. Sì, in questa domenica ascoltiamo una piccola parabola che Gesù racconta tenendo davanti a sé degli interlocutori precisi che stanno dialogando con lui, in realtà lo stanno contestando e non accettano il suo insegnamento e la sua autorità. Sono i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo, le autorità religiose. E Gesù pone loro una domanda che chiama in causa il rapporto con l'autorità per eccellenza, il rapporto con Dio. Ecco, un uomo aveva due figli. Questa introduzione della parabola la conosciamo perché Gesù attinge a questa immagine familiare, un uomo e i due figli, il papà con i figli, anche nella famosissima parabola del cosiddetto figlio il prodigo, meglio ancora del padre misericordioso con i due figli. Un uomo aveva due figli. In realtà la parabola non è introdotta come sempre il regno dei cieli è simile a, ma è introdotta da una domanda, un interrogativo, che ve ne pare? È una domanda che pone l'interlocutore, l'ascoltatore, immediatamente in atteggiamento di riflessione, o se vogliamo ancora più profondamente, di crisi. Ciascuno dovrà esprimere la sua posizione. È una parabola, come tutte, ma in modo più esplicito, che ci chiama in causa direttamente, perché è rivolta anche a noi. Dunque un uomo aveva due figli. Questa volta, nella piccolissima parabola, è riportato il comando che il padre dà ai figli, a cominciare dal primo: figlio,
oggi va a lavorare nella vigna, dunque non solo un padre ma anche un datore di lavoro che con i figli condivide l'esperienza di questo terreno da coltivare. Figlio, c'è il rapporto padre-figlio, c'è la relazione da parte del padre che non vede nel figlio solamente mano d'opera, braccia da sfruttare, resta tale. Nel nome c'è l'intento e il cuore, una relazione da coltivare bene. Oggi va a lavorare nella vigna. È una condivisione. Il comando, che certamente c'è, esprime la partecipazione al progetto di vita e alle condizioni della famiglia. Senza andare più in profondità, ci basta questo. C'è un andare dall'uno all'altro nell'aspetto più profondo, che è il bene in comune. Dinanzi a questo invito comando del padre, la risposta non ne ho voglia, è un no. La risposta è negativa e la risposta è un rifiuto che nasce dal dire con sincerità quello che si avverte dentro. È un no, anche se vogliamo motivato, non ne ho voglia, non ho desideri, non avverto questa gioia e questa volontà di partecipare all'impegno comune della famiglia. Ci si potrebbe fermare qua e dire c'è qualcosa che non va in questo rapporto. Il figlio non si fida del padre, non si sente coinvolto nella vicenda di famiglia, anche se ha detto la verità. Tuttavia Gesù continua, ma poi si pentì. Questo no diventa motivo di riflessione, di cambiamento. Gesù non entra in tutti i passaggi, gli interessa la conclusione, si pentì e vi andò. È un no che non è definitivo, è un no che apre alla prospettiva invece dell'accettazione dell'invito comando del padre. È un no che diventa sì. E l'altro si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose, sì, signore. Questa volta abbiamo il sì. Anzi, un sì esplicito e pieno. Sì, signore. Come risponde un suddito al suo padrone. Ma questo è il figlio. È un sì che già da come viene pronunciato, possiamo capire, non corrisponde a quanto è portato dentro, a quanto è sentito nel cuore. Un sì signore non è la modalità precisa, migliore, non è quella intesa ideale che ci può essere tra padre e figlio. Un figlio non risponde mai al padre sì signore, a meno che non abbia capito nulla della bontà del padre. Difatti continua Gesù, ma non vi andò. È un sì che, essendo falso, non è seguito dall'azione concreta. È un sì che diventa no, o è un sì che nasconde il no che c'è sempre stato. Semplicissima la parabola, ma ecco la domanda. Iniziata la parabola con una domanda che, ve ne pare, si conclude allo stesso modo. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Ciò che conta è vedere la volontà del padre dove viene realizzata. Chi dei due fratelli? E ciascuno deve dare la risposta. Il gruppo degli interlocutori di Gesù la dà, come la potremmo dare noi senza nessuna difficoltà, è il primo. È facile rispondere sentendosi fuori, non coinvolte, ma in realtà la duplice domanda di Gesù ci chiama in causa. In questo doppio atteggiamento ci siamo noi. Dove ci ritroviamo? In chi ci identifichiamo? È chiaro che un no può diventare sì, ma un sì formale non può che esprimersi nel no. E Gesù ora interpella direttamente i suoi ascoltatori, ci chiama in causa. Io vi dico, lo dice anche a noi in verità, con un'affermazione fortissima, i pubblicani, le prostitute, vi passano avanti nel regno di Dio. È un'affermazione imbarazzante. Pubblicani e prostitute hanno detto di no a Dio, hanno detto di no alla verità, si sono chiusi
ha una forma di vita che nel bene fa crescere e vivono pubblicamente il loro errore in un campo o nell'altro. Vi passeranno avanti nel regno di Dio. Perché? Perché chi dice no ha la possibilità di pentirsi e di credere. Gesù rimanda alla venuta di Giovanni il Battista, che è venuto sulla via della giustizia, ma non gli avete creduto. Sta dialogando direttamente con i dottori della legge, gli anziani del popolo. I pubblicani e le prostitute gli hanno creduto. È chiaro che non si entra nel regno perché peccatori, ma si entra nel regno perché da peccatori ci si converte. Ecco cosa Gesù sta dicendo. Voi avete visto queste cose, ma non vi siete nemmeno pentiti, così da credergli. Ciò che conta nel rapporto con Dio, allora, è innanzitutto l'adesione del cuore, la disponibilità a fidarci di Dio. Le parole devono essere seguite dai fatti. E così Gesù ci rimanda al punto centrale del nostro rapporto con Dio, che è l'ubbidire a Lui perché ci fidiamo di Lui. Ecco l'esperienza della fede. Dio non è un despota, ma il Padre che chiama i figli a collaborare con Lui. Questa parabola, che sembrerebbe scontata nel suo insegnamento, invece chiama in causa il nostro atteggiamento religioso, a volte o spesso farisaico, ipocrita, perbenista, che mette a posto il rapporto con Dio perché pratica determinate azioni da lui chieste, ma poi in realtà nel cuore non c'è quell'adesione piena. Dobbiamo interrogarci, dobbiamo rivedere il nostro credere, la nostra fede su che cosa poggia, che rapporto con Dio viviamo. Solo se partiamo da una revisione del rapporto con Dio e siamo pronti continuamente a convertirci, viste le difficoltà che viviamo nel nostro crescere da credenti, solo allora saremo capaci anche di recuperare la relazione con l'autorità e di vivere chi ha responsabilità familiari, educative, sociali, religiose, il servizio dell'autorità, ma imponendo, accettando anche la fatica del rifiuto, ma sempre nella disponibilità a crescere insieme, perché a tutti è data la possibilità di cambiare e di ritornare sulla via della verità. Un bell'invito allora, ancora una volta, che ci viene dal Vangelo, che chiama in causa il nostro rapporto con Dio e il nostro rapporto tra pari, tutti bisognosi di conversione, tutti chiamati a vivere da fratelli amati dal Padre. Un augurio? Certo, perché no? Un augurio a recuperare questa dimensione così urgente nelle famiglie, così importante nel mondo dell'educazione, penso alla scuola in questo tempo in cui si riapre, speriamo nel modo migliore, anche l'esperienza educativa per ogni tipo di comunità scolastica, penso alla società dove le tensioni e le contestazioni sono gravi e non ci si rende disponibili nel dialogo costruttivo al rispetto dell'autorità, penso alle nostre comunità ecclesiali. Sì, l'augurio è a vivere questa domenica alla luce della parola di Gesù, senza chiudere l'orecchio e il cuore alla sua domanda. Che ce ne pare? Come risponderemo? Buona domenica a tutti.